aereo, Luca improvvisamente è dovuto partire, non possiamo andare a casa sua. Ho detto, oddio, adesso che faccio? Dove andiamo? Abbiamo bisogno di insomma, di una buona connessione. Ho detto, volete venire da me? Sì, va bene, preparaci una stanza nella quale possiamo fare la diretta. Io la settimana prossima partirò per un mese per stare a Bruxelles, quindi l'unica stanza, la stanza nella quale la connessione era uno schifo totale, e quindi ho preso, ho buttato via tutte le cose e è saltata una ciabatta in tutto questo. Quindi praticamente ho detto, oddio, adesso salta la connessione, faccio venire qua e non c'è la connessione. Sono stati momenti proprio di panico. Adesso Fortunatamente. avete voi la diretta, ragazzi, la regia, eh? Infatti, Adesso la regia l'avete quello è voi. il più bello. Ok. Ma possiamo restare collegati se volete. Un'altra piccola critica la faccio ad Antonio da Diego. Antonio, accendi il cellulare. Oggi dovevi essere qui con noi mentre si è svegliato da pochi minuti. Mannaggia. Ah. Beh, avete fatto tardi Vai, ieri andiamo per col questo. video. Andiamo col video. Questa illustra la Vai, serata restiamo di ieri. collegati. Sì, vai, vai. E vai, dovete farlo partire voi. Buttati pure noi, ci siamo divertiti tantissimo, insomma, abbiamo ballato anche noi. Anche Domenico che praticamente, vabbè, cioè, mentre balliamo dice certe cose. Ah, grazie per la diretta, Manu. Vogliamo mandare anche quell'ultimo video. Vabbè, mandiamo quello che vuoi tu, Elio, per me sei tu il tecnico e anche il regista, Ma quindi. volevo farvi qualche domanda sulla serata Sì, Sì, vai, vai, vai. vai, Roberto, dimmi. Sì. Ci sono dei problemi, 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 ci sono dei problem
Poi vabbè, la serata è continuata, è stata una serata davvero bellissima, perché insomma c'erano dei gruppi che cantavano e noi a un certo punto ci siamo buttati nella mischia a ballare anche noi. È stato davvero molto divertente. E, però per quanto riguarda adesso forse mi senti meglio? Roberto, mi senti un po' più alta adesso? Spero di sì. E per quanto riguarda la manifestazione di ieri sera, abbiamo incontrato Mimma D'Amico che ci ha spiegato molto bene, insomma, quello di cui si trattava. E adesso mandiamo proprio un video in cui lei ci parla un po' della manifestazione. Presenta Mimma D'Amico. Sì. Quindi, come abbiamo detto, Manuela ieri a questa iniziativa musicale, non solo, antirazzista a Castel Volturno, vi era Mimma D'Amico, che è un rappresentante del centro sociale ex canapificio di Caserta e del movimento antirazzista dei migranti e dei rifugiati politici di Caserta. Mimma D'Amico si batte ormai da anni per la questione dell'antirazzismo e del movimento dei migranti e ci illustrerà un po' la questione vista, diciamo, nel totale, globalmente, con un particolare comunque accento a Caserta, alla provincia di Caserta e a Castel Volturno. Vai Elio con il video. Andiamo con Mimma D'Amico. Ecco, a breve parte il video. Stasera qui a Castel Volturno c'è questa serata musicale che si chiama Break the Silence, che nasce un po' dall'esigenza di un progetto che vorrebbe dare spazio e voce alle capacità artistico-musicali di gruppi emergenti che vivono tutto nell'area di Castel Volturno. E il primo gruppo che ha trainato questo progetto si chiama Calippo Ground System, che è già da qualche mese che sta facendo concerti e che è appunto un gruppo formato da rifugiati, immigrati di Castel Volturno e ragazzi, e che fa musica, scrive musica, discute e parla di questioni sociali, di politica, di immigrazione, e quindi è appunto un po' silenzio, perché da oggetto gli immigrati e i rifugiati parlano, dicono qualcosa di se stessi e delle condizioni che vivono. E questa serata appunto vedrete dei volantini nei quali si ricorda l'appuntamento del big meeting che sarà il 31 luglio a Caserta, al centro di Castellaficio, dove in questa grande assemblea che faremo appunto stringeremo un po' sulle date delle iniziative che non saranno ad ottobre. Infatti è in programma uno sciopero nelle rotonde contro il sistema del lavoro nero e del caporalato, è uno sciopero appunto che
tra sfruttamento e irregolarità. E proprio per questo sarà uno sciopero che a ottobre verrà fatto in una modalità particolare, e cioè proprio sulle varie rotonde della zona del Casertano e del Napoletano, cioè appunto le rotonde sarebbero gli incroci dove ogni mattina c'è tra virgolette il mercato, no? Quindi i vari datori di lavoro prendono i lavoratori e poi li impiegano nell'edilizia piuttosto che in altri settori, nell'agricoltura eccetera. Quindi quel giorno i migrati avranno un cartello dove vi sarà scritto: oggi non lavoriamo a meno di 50 euro. La crisi sta portando anche a una maggiore ricattabilità in questo periodo, nel senso che il prezzo, spesso il salario giornaliero può oscillare anche intorno ai 20 euro, e spesso gli immigrati si tenta questa scommessa difficile dello sciopero, perché siamo arrivati al punto che ci si può aspettare anche di essere pagati con un panino. Quindi è un po' come ricatto di fronte al quale erano stati posti gli operai di Pomigliano, no? Accetti queste condizioni oppure niente, la fabbrica viene chiusa. Un po' allo stesso modo, il discorso di questo tipo di lavoro: accetti questo salario che ti dico che è sempre più basso e che poi danneggia anche tutti gli altri lavoratori. Quindi opporsi a questa cosa è molto coraggioso. Certo, c'è un grande dibattito tra gli immigrati, tra i lavoratori, tra chi pensa che possa essere uno strumento utile, chi pensa che possa essere soltanto un giorno in cui magari c'è chi sciopererà e chi andrà a lavorare e così via. Però io direi è la prima volta ed è già questo importante che oggi tutti ne parlino di questo progetto dello sciopero. E poi l'altro appuntamento sarà lo sciopero dal via alla settimana di mobilitazione antirazzista che sarà decisa a livello nazionale e che sarà fatta in varie parti d'Italia. Quindi ci sarà lo sciopero e poi ci saranno delle mobilitazioni a Caserta, da settimane, e poi andremo con delle delegazioni a partecipare a Roma ad ottobre a un sit-in sotto il Ministero proprio per avviare una interlocuzione essenziale con il governo su alcune questioni specifiche che riguardano l'estensione della regolarizzazione, il recepimento della direttiva europea che riguarda i lavoratori sfruttati, l'allungamento del permesso di soggiorno di 6 mesi appunto per chi perde il lavoro, che deve essere inevitabilmente una misura che deve essere presa in considerazione, altrimenti persone regolari da anni che oggi perdono il lavoro si ritrovano nel baratro dell'irregolarità da cui sono partiti. Questi ad esempio alcuni dei temi fondamentali sui quali insomma verseranno le mobilitazioni. Quanto riguarda poi questa manifestazione, questo appuntamento del 31. Ciao ragazzi, riprendiamo la diretta. Sì, un attimo solo che sistemiamo, perché ci avete colto alla sprovvista, ci avete restituito la regia. Non mi sentite? Sì, perché avevo cambiato tutti i collegamenti. Allora un attimo solo. No, aspetta un attimo. Come non mi sentite? Sì, ma magari se ci date il video? Ma che state a combinare, ragazzi? Scusate. Ma che è sta voce?
Ma cos'è questa voce che sento? Da dove viene, ragazzi? Che state combinando? Pronto? Mi sentite? Amleto, è lo spirito di tuo padre che ti parla. Ragazzi, che stato siete posseduti dal demonio? Cosa vi ha preso? Occhio che chiamiamo Giovanardi, eh? Ragazzi, scusate, abbiate pazienza, volevo farvi Body vedere cosa excluded. Sta succedendo. There are some new opportunities to fight for the permesso di soggiorno that we cannot lose. There are very important laws. Ma non siete in onda, siete in onda solo in audio. Ci serve il video. Di soggiorno, if the master ragazzi dovete chiudere Procaster. There are laws that can give the chance to the masters to regularize his worker if he doesn't have soggiorno. We have to change many folio di via from Caserta Commission in positive. Ok, scusate ragazzi, lo faccio io brutalmente così si rendono conto. Allora ragazzi, se usate Skype e dovete mandarci il video via Skype come mi avete chiesto, dovreste mandarmi il video via Skype, quindi non potete usare il Procaster, ok? Come non ti sentiamo? Saluto che tu senti dalla mia voce, adesso che ho parlato. Sì, la sento un po' in ritardo, in delay. Però. Vabbè, in delay naturale. Quindi non mi sentite per problemi vostri, ragazzi. Allora, cerchiamo un attimo di tirare le fila. Innanzitutto vi chiamo e mi mandate il video. Pronto? Ok, mi mandate il video, ragazzi? Mi mandate il video, ragazzi? Su ma Skype, Roberto, ma ci senti? Io vi sento bene, voi mi sentite? Chissà perché. Ragazzi, io mi sento perfettamente, cioè avete dei problemi. Io vi sento bene. Certo, noi non, purtroppo non ci sentiamo, non so perché, non so, puoi darci confermare il fatto che tu mi senti? L'audio sulla web tv, l'audio sulla web tv, allora un attimo, voi non mi sentite, fatemi vedere, uscita audio, audio le dirette. Sentiamo, sta bene. Si sente benissimo. Si sente benissimo, ragazzi, è un problema vostro. Non ci sentiamo. Mandatemi il video via Skype intanto. Va bene, ma quello che il volantino è andato. Ragazzi che siete in chat, potete darmi conferma del fatto che il volantino che ho letto in inglese si è sentito? E non si sentiva allora, perché avevamo detto che dopo il documentario prendevo la linea, mi avete detto. Ah, vai. Mi sentite? Vabbè. Ah, ok, grazie Enrica, almeno una voce ha risposto. Ok, allora noi... Ma perché non mi mandate... Non sentiamo, continuiamo, nel frattempo casomai... No, non continuate, non c'è il video, ragazzi! Grazie che succeda qualcosa. Continuiamo da qui. E adesso Domenico casomai ci dirà qualcosa più in dettaglio sulla manifestazione che si deve tenere il 31 luglio mandate e poi... Mandate il video da Skype. Su ancora... Ah. Ah, ok. Vabbè, l'importante è che ci sentite. Poi se non ci vedete... Ecco, ok. Riuscite a sentirmi? Si illustra un poco più in dettaglio la... Riuscite a sentirmi, ragazzi? Riuscite a sentirmi? Rica! Mi sentite? Allora, innanzitutto datemi conferma che ci siamo e ci sentite. Elio, fammi dire un po' la chat, se confermano. Ci sentite? Ok. Allora, per chi ha sentito, Manuela prima ha letto un volantino che ieri è stato distribuito dai migranti per i migranti a questo evento manifestazione che si è avuto a Castelvolturno. E per chi ha seguito il video di Mimma D'Amico, si parlava di uno sciopero il 31 luglio 2010. E su questo punto mi vorrei soffermare, innanzitutto per l'importanza
per l'importanza che ha questo sciopero, in quanto in Italia non si era mai organizzato uno sciopero dei migranti, e il semplice discuterne e parlarne può essere, perché comunque bisogna aspettare i risultati, può essere una vittoria del movimento dei migranti. In che cosa consiste lo sciopero? Sperando che funzioni, praticamente il 31 luglio deve funzionare, si spera il 31 luglio a ogni rotonda. Che cosa sono le rotonde? Sono i luoghi dove i vari padroni vanno a prelevare i migranti per poi portarli al lavoro. Praticamente il 31 luglio i migranti si rifiuteranno di accettare queste proposte di lavoro a un salario, a un piccolo compenso, cioè un piccolo stipendio, come è avvenuto fino ad oggi. Come dicevo, la vittoria, oltre allo sciopero in sé, è culturale, perché per la prima volta in Italia si riesce a organizzare uno sciopero dai migranti, per i migranti, e soprattutto organizzato da loro. Quindi nel pieno della spontaneità civile, che sta a dimostrare di come comunque la problematica di leggi un po' razziste, se posso permettermi di dire così, è sentita in primo luogo dalla pelle proprio dei migranti, addirittura da riuscire a smuovere tutta la classe sociale dei migranti e indurla a uno sciopero collettivo che, ripetendo, vi sarà il 31 luglio. Ora, sempre ricordando ieri, trasmetteremo altri sketch di video. No, non abbiamo nulla, se mi viene confermato. Non abbiamo la regia. Riproviamo a richiamare Quattarà, che, ripetevo, è del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Puoi parlare un attimo? Roberto, mi chiedono se puoi parlare anche tu. Io parlo, ragazzi, ma non mi sentite? Okay. Ah, ok, ora ti sentiamo una meraviglia. Oh, evviva, siamo ora contenti. Ti sentiamo una meraviglia. Addirittura potete sentire anche Salvatore, guardate. Aspettate che adesso ci mettiamo anche noi. Oh, evviva. Vieni più in qua, Salvatore, così ti vedono anche a te. Okay. Ti puoi mettere le altre cuffie, così senti in diretta. Sì, ragazzi, scusate per... No, ma figurati, dobbiamo prendere la mano tutti quanti, non ti preoccupare. Intoniamo un piano. Siete andati benissimo, poi... Non c'è ecco, abbiamo... Abbiamo capito qual era il problema. Avevamo tolto il volume alle casse. Ecco. non sentivamo. Come in ogni buon film a lieto fine hollywoodiano, alla fine come dire, le pieghe. Però ci confermate che quello che è stato detto da noi si è sentito tutto, sì, no? Sì. Ok. Sì, si è sentito. Forte e chiaro. Purtroppo non si vedeva perché non era accesa la cam, quindi non si vedeva il... Comunque complimenti, trasmissione interessantissima, e in chat dicevo, se risolvessimo questi dannati problemi tecnici sfonderemo. No, ma non abbiamo problemi tecnici, nel senso che loro devono semplicemente prendere un po' la mano col software, naturale, insomma, no? Non c'è... Sì, penso col tempo semplicemente ne prenderemo piano piano. Mimma, mi chiedono se Mimma D'Amico del centro sociale Ex Canapificio si è visto il video praticamente. Sì, si è visto. Sì. La musica di fondo era un po' assordante, però si è capito il... Sì, ripetendo. Viene procurarvi un piccolo microfono di quelli economici e farla col microfono l'intervista. Ah, va benissimo, accettiamo ovviamente il consiglio. Come avete ben capito, ieri vi era questa iniziativa a Castel Volturno, che era una serata musicale, quindi attraverso la musica proporre tematiche politiche. Ed è andata veramente bene, anzi, il luogo era la Casa del Bambino a Castel Volturno.
con varie organizzazioni comunque che si occupano di antirazzismo, c'erano anche i padri Comboniani se non erro, e comunque il luogo era a casa del bambino di Castelvolturno, attraverso la musica esprimere le problematiche della politica. Particolare pensare che ciò proviene comunque tutto spontaneamente organizzato dai migranti che dalla mattina alla sera lavorano in condizioni pessime. Ora, come detto, riproviamo a contattare Quattarà sperando che abbia risolto i suoi problemi di linea, in quanto mi ha avvertito un paio d'ore fa che era in viaggio in treno. Speriamo di sentirlo. Altro intervento interessante. C'è l'innesco. Ci siamo? Sì, c'era un po' di innesco da parte del cellulare. Ah, ok. Ragazzi, rimarranno storiche queste trasmissioni, come quelle, come le prime trasmissioni di Radio Radicale, quando c'era Rita Bernardini che dava il cavetto fuori dalla finestra. 1976 o 77, non mi ricordo. Rimarranno spontanee nel pieno della, anzi rimarranno storiche nel pieno della spontaneità, perché assolutamente, ma così deve essere, ragazzi, non ci dobbiamo preoccupare, deve essere così. No, anzi è anche più bello, assolutamente, tant'è vero che avete fatto alzare l'audience. Quindi non c'è Guattara. Abbiamo fatto impennare. Ora, se vogliamo mandare qualche... Dobbiamo mandare un breve filmato della serata. Vorremmo mandare un breve filmato della serata. E allora se riaprite Procaster, chiudiamo Skype, riaprite Procaster e vi ridò la regia, se volete. Va benissimo. Okay. In chat mi chiedono voci alle donne. Manuela, sì. Vogliono te, quindi... Si impone. Roberto, devo silenziare un attimo, cioè devo spegnere la telecamera per andare con Procaster, Roberto. Sì, togli il video. Noi abbiamo avuto da oggi dei momenti di panico, perché dovevamo fare la diretta da casa di Luca, e Luca stamattina non era possibile parlare con lui, ho chiamato sul cellulare a casa e mi risponde, e a un certo punto sono riuscita alle 2 a contattare Elio, Luca improvvisamente è dovuto partire, non possiamo andare a casa.